I fondali del legato Moretti arrivano dal Teatro di San Martiniano, che era un teatro di marionette annesso alla Chiesa dei Santi Processo e Martiniano, in via San Francesco d'Assisi, distrutta nel 1884 per creare via Pietro Micca. I fondali quindi venivano usati per marionette. Le marionette che agivano in questo teatro di San Martiniano erano le marionette della famiglia Lupi, una famiglia di origine ferrarese che arriva a Torino all'inizio dell'Ottocento e appunto si affitta il teatro di San Martiniano. A sinistra vedete la Reggia Persiana di Giuseppe Toselli, è un fondale che riflette un po' quel gusto per quei mondi orientali che tanto successo avevano nell'Ottocento, soprattutto anche in scia alle Mille e una Notte, alle favole delle Mille e una Notte, mentre a destra il fondale rappresenta una reggia egiziana. L'Egitto aveva un grande successo soprattutto in seguito agli spettacoli che nel periodo napoleonico erano stati allestiti al Teatro della Scala. Infatti le campagne napoleoniche in Egitto avevano portato tutta una simbologia legata appunto all'imperatore e alle sue conquiste. E quindi non sappiamo esattamente per quale opera sia stato preparato questo fondale, ma potrebbe essere il Cesare in Egitto, che era appunto una di queste opere che ottennero grande successo non solamente nel periodo napoleonico, ma anche dopo la Restaurazione.